Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, in questo video andiamo a parlare di sistemi fotovoltaici ad isola. Come sai, se non lo sai, te lo dico io, i sistemi fotovoltaici ad isola sono quei sistemi fotovoltaici dove sei, diciamo, distaccato dall'ente fornitore energetico. Cioè vuol dire che i tuoi pannelli fotovoltaici andranno a generare energia elettrica e la andranno, diciamo, a immagazzinare dentro a delle batterie, ok, mediante un regolatore, e poi c'è il pacco batterie, eccolo qui, e sei completamente distaccato dall'Enel, ok, o altro ente fornitore energetico, ecco. E allora questi sono i fotovoltaici, questi sono i pannelli fotovoltaici. Poi cosa abbiamo? Le batterie. Batterie, ovviamente parliamo al litio, come queste. Tensione delle batterie può essere 12 volt, può essere 24, può essere 36, può essere 48, eccetera eccetera eccetera. E cosa abbiamo oltre questi due componenti? Oltre ai pannelli fotovoltaici e batterie, abbiamo un regolatore, e poi abbiamo il BMS, che però ragazzi, il BMS solitamente viene inserito dentro la batteria, ok? E il regolatore cos'è? Il regolatore è quell'apparato elettronico che ti gestisce la tensione, diciamo, che scorre verso le batterie, perché se ci sono picchi di tensione nel pannello, lui, diciamo, li stabilizza e fa arrivare sempre la stessa tensione in uscita, e questo è molto importante. Esistono tantissimi prodotti in commercio come regolatori di carica per batterie, e sotto te ne linko qualcuno sia su Amazon che su AliExpress. Ovviamente variano i prezzi, Amazon sono un po' più cari però arrivano più velocemente, e AliExpress sono più economici però devi attendere qualche giorno in più. BMS abbiamo detto che variando dalla batteria: se è una 12 volt sarà un 3S, se è un 24 volt un 7S, se è un 36 volt un 10S, se è un 48 un 13S. In base poi a cosa hai, devi andare a gestire anche la parte BMS. Ora, per un sistema di accumulo per fotovoltaico è normale che la batteria non può essere piccola, cioè nel senso non ti basta una sola batteria di questa, perché se devi andare ad alimentare grossi carichi e devi realmente essere, diciamo, isolato dall'ente fornitore energetico, ragazzi, dovete avere tantissime batterie, cioè il reparto batterie deve essere enorme. Io ho costruito un 3 kWh come pacco batterie con celle litio. Chi segue il canale già ha visto tanti video a riguardo, e se non lo sai vai sul canale, scorri tutti i video e troverai anche i video quando ho costruito il mio Powerwall, perché alla fine si chiamano sistemi Powerwall, l'ho acconiato Tesla con il suo Tesla Powerwall 1, 2, eccetera eccetera. Sono comunque delle batterie a litio che ti accumulano energia, e ti accumulano energia, e questi sono i vari componenti, ciò che ti serve. Abbiamo detto batterie, pacchi batterie, questo metti il caso che è tutto parallelato, perciò 4,2 volt, poi quest'altro è un altro parallelato ed è 4,2 volt, perciò per andare a fare un 12 volt ti servono 1, 2 e un altro 3 di questo. Se doveva essere un 24 volt ce ne vogliono 7 di questi, se deve essere un 10S, perciò 36 volt ce ne vogliono 10, se deve essere un 48 volt ce ne vogliono 13 di queste, perciò ben capisci che servono tantissime celle, serve tantissimo lavoro, diciamo, di saldatura, e devi fare tanta attenzione nell'assemblaggio.
E per quanto riguarda poi i regolatori, possono essere sia questi switching, poi ovviamente dipende dalle potenze in gioco, perché è normale che ragazzi, per caricare questi pacchi batterie serve tantissima corrente, perciò sia i tuoi pannelli fotovoltaici devono dare tantissima potenza, perciò non deve essere un piccolo impiantino. Poi tutto ovviamente lo fai proporzionato. Se hai, diciamo, necessità di piccola corrente, di poca energia, e allora prendi pochi pannelli. Ma se devi andare ad alimentare un'abitazione intera, sappi che serve tanta tanta energia sia di produzione dai pannelli che di diciamo conservazione dentro le batterie, e di conseguenza dovranno essere i cavi. Non potrai andare mai e poi mai a utilizzare cavi così sottili, devi utilizzare cordoni belli grossi, perché qui ragazzi scorrerà tantissima corrente. Poi alle batterie cosa puoi collegare? Puoi collegare sia utilizzatori a bassa tensione che inverter. Questo è un inverter 220 che trasforma questo nell'effettivo la 12 volt in 220, però esistono anche inverter che ti trasformano la 24 volt in 220, la 36 in 220, la 48 in 220, in base sempre a come progetti il tuo impianto. Se comunque questo tema ti interessa, scrivimelo sotto, così vedrò prossimamente di fare qualche altro video più approfondito su come scegliere le varie componenti, eccetera, eccetera. Innanzitutto ti invito comunque ad iscriverti al canale, ne troverai tanti video, giornalmente ne vado a inserire tantissimi nuovi. In più un like se il video ti è piaciuto, iscriviti anche al canale Telegram dove inserirò i prezzi e offerte, errori di prezzo, sconti promozionali anche del 60, 70, 80% su prodotti come inverter, batterie, socket per batterie, alimentatori, saldatrici. Qualsiasi cosa, diciamo, mi piace, ve la condivido e se voi vi interessa la potete anche acquistare. Poi ti ricordo i fascicoli. Questi sono fascicoli tecnici pratici. C'è mini isola con LED. Qua troverai schemi elettrici, componentistica, cosa serve, cosa non serve, i connettori, tutta la cavetteria, come scegliere un impianto fotovoltaico, come scegliere un pannello fotovoltaico, le varie differenze dei pannelli fotovoltaici. Poi ci sono anche queste. Questa è la 6S, come costruire un pacco batteria 6S, sempre collegato a cosa devi andare a fare. Questo è 7S, una serie in più, questo ti arriva a 24 volt e c'è anche comunque su Amazon il 10S. C'è anche questo che è guida ai fusibili, sono ragazzi anche da collezionare, molto carini, belli da vedere. E sotto ti lascio i link di tutto. E niente, per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.